progetto molto importante questo perché restituirà alla città una nuova biblioteca completamente dedicata proprio all'abitato d'incisa, ai nostri cittadini, che avrà vari spazi, sia spazi ovviamente di prestito librario e sale lettura, ma anche una sala finalmente polivalente che potrà ospitare eventi, iniziative, presentazioni di libri. Quindi diverrà questo uno spazio vero e proprio di socializzazione, tra l'altro nel centro d'incisa, vicino a un'area, un parco che è molto frequentato anche dalle famiglie, dai bambini, e quindi questa biblioteca vivrà insieme al parco come un luogo veramente rinnovato del paese. La biblioteca arriva grazie anche a un finanziamento della Regione Toscana per oltre 200.000 euro che hanno contribuito alla realizzazione proprio di questo immobile e che vedrà quindi spostarsi qui tutta la sede della biblioteca d'incisa, attualmente in locali che sono in affitto e quindi che permetterà questo anche di risparmiare appunto sull'affitto annuale di oltre 15.000 euro. È un intervento importante perché Incisa aveva bisogno anche di spazi maggiori per la propria biblioteca. Sappiamo che le nostre biblioteche stanno crescendo moltissimo in termini sia di frequentatori che di prestiti librari, tanto che proprio negli anni del Covid, all'interno della nostra area di riferimento dello SDIAF, le nostre biblioteche sono le uniche che hanno continuato a crescere anche nei numeri rispetto agli altri comuni. Questo è un segnale molto importante perché un investimento che è stato fatto dall'amministrazione nella lettura e nella promozione della lettura viene ripagato e viene riconosciuto dalla cittadinanza che trova accoglienza ogni giorno in questi luoghi. C'è grande soddisfazione in primo luogo perché arrivando l'impatto visivo dell'edificio è molto bello, poi sarà un edificio estremamente funzionale, pensato apposta per i nostri studenti, studentesse, per tutti i fruitori usuali della biblioteca e devo dire sia su Figline che su Incisa sono tantissimi, le nostre biblioteche hanno retto benissimo all'impatto devastante della pandemia e quindi è bello anche avere in regalo dal post-pandemia uno spazio nuovo in cui ci saranno stanze polivalenti, quindi veramente sarà una biblioteca nuova anche come concezione, come spazi, come sistema di intendere una biblioteca e quindi veramente c'è grande soddisfazione per questo perché andrà a arricchire quel sistema bibliotecario interno a Figline Incisa che già funziona bene e funzionerà ancora meglio grazie a questo nuovo spazio. Uno spazio pensato anche per essere efficiente da un punto di vista energetico, un tema di carattere quotidiano e fondamentale nel 2022 per rendere sostenibili i luoghi e la cultura, ecco, questo sarà un edificio sostenibile da un punto di vista della sostenibilità ambientale ed energetica e questo è un altro motivo d'orgoglio perché intendere la cultura come la cultura anche del rendere sostenibili gli edifici e i luoghi all'interno della quale la facciamo è un punto fondamentale del nuovo mondo in cui viviamo e quindi per questo c'è grande soddisfazione.